Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Moto Advisor. Oggi vi parlerò di un argomento che a me sta molto a cuore. Vi parlerò della sicurezza in pista e vi farò una piccola infarinatura della guida della moto. È il corso, diciamo, più base che io possa fare. Ovviamente devo farlo teoricamente perché non sono un campione, non credo di essere chissà chi. Ho molta esperienza però e di corsi ne ho fatti tanti, quindi io penso che un'infarinatura base ve la possa dare senza problemi. Voglio entrare nel discorso della sicurezza in pista. Per me è assurdo, non ha senso che chiunque possa comprare una moto, l'abbigliamento, fare una visita medico sportiva e una tessera da 100 euro ed entrare in pista senza la minima cognizione di quello che sta facendo. E vi posso garantire che specialmente negli ultimi anni questa cosa accade spessissimo. Io sono molto amico di tanti gestori di piste, conosco tantissime piste, eccetera, eccetera. E nell'arco degli ultimi 10 anni c'è stata un'escalation di rincoglioniti, di gente che va in pista, si gira attorno, guarda in giro e non sa quello che sta facendo. Per me è assurdo che chi ci controlla, chi foraggiamo tutti gli anni con le nostre tessere, non dia la possibilità ai piloti senza esperienza di fare un corso base. C'è qualche gestore che lo fa ai ragazzi, ai ragazzini, ai più grandi, alle prime armi in pista, ma non c'è nulla. Se un ragazzino di 16 anni o anche uno un po' più grandicello si sogna da un giorno con l'altro di prendere una moto ed andare in pista, gli basta una visita medico-sportiva, il casco, gli stivali e la moto, basta. Per me questo non ha senso, per me non ha senso perché chi ci gestisce, parlo dell'FMI, ma parlo anche della WISP, dell'ICS, di tutte le federazioni, la XEN, tutte le federazioni che ci sono in Italia e ce ne sono tante, chi ci gestisce e chi gestisce i ragazzini alle prime armi dovrebbe rendere obbligatorio un corso base, cosa che assolutamente non viene fatta. Io di questa cosa ne parlo da anni ed è da anni che mi incazzo, perché la gente preferisce spendere i 100 euro per la grafica che spendere gli stessi soldi fondamentalmente per fare un bel corso formativo con un pilota o un ex pilota. Ce ne sono una marea qua in zona, il primo che mi viene in mente è Fabio Ferrari, il secondo è Todaro, mi viene in mente Aperio, mi vengono in mente Bartolini, faceva dei corsi, ne ho fatto uno con lui, con Todaro ne ho fatti tanti, la Pegoraro, me ne vengono in mente una marea. Per me è assurdo che ci sia gente che va in pista con l'ultimo abbigliamento all'ultimo grido e poi non sa che cazzo fare, si gira attorno, cade e sta lì. Ma cioè rido, ma non c'è niente da ridere, c'è da piangere ragazzi, c'è da piangere. Io con questo video sinceramente voglio farvi proprio un'infarinatura base di quello da fare e non fare in pista. Faccio con tutta la mia buona volontà e la mia modestia e spero che molti lo vedano questo video, perché davvero ragazzi vedo in pista delle cose che mi viene freddo. C'era la gente che girava, cioè il trenino, quello davanti che andava piano, quello dietro che si girava attorno, e cioè 4 moto in fila. Beh, cioè, ma anche i gestori, come fate a permettere queste cose qua? Come fate a permettere a della gente che è assolutamente incapace, e non voglio essere offensivo con nessuno, ma è così, permettete a della gente che è assolutamente incapace di entrare in pista e fare il giro turistico come se avesse un BMW GS o un T-Max, girano così. Non lo so, cioè è una cosa che non riesco proprio a concepire. Detto questo, dateci un'occhiata, ditemi cosa ne pensate, io questa cosa ci tengo molto. Via col video. Siamo pronti per entrare in pista la prima volta. Cosa c'è da fare? Allora, prima cosa, prima di entrare sembrerebbe una cavolata, però è buona cosa guardare cosa fanno gli altri, vedere da che parte girano.
che può sembrare una cazzata, ma se non c'è nessuno in pista, entrare nel senso errato è facilissimo, perché tutte le piste, bene o male, hanno una segnalazione, però per esperienza posso dirvi che pertanto che mettete un cartello così, ci sarà sempre qualcuno che non lo vede. Quindi date un'occhiata un po' a quello che stanno facendo gli altri. Quando entrate in pista la prima volta, state calmi, fate un giro piano, state alla destra, cercate di non stare in mezzo alle scatole, controllate bene quello che dovete fare e non è che al secondo salto, cioè che al secondo giro dovete chiudere tutti i salti, non conta assolutamente a nulla. Fate il vostro giro, calcolate bene quello che potete o non potete fare e poi piano piano prendete il ritmo. Entrare dentro a cannone è un suicidio, pertanto che conosciate la pista e tutto quanto, perché basta che nella vostra pista preferita dove girate sempre cambino qualcosa e farvi male. Vi assicuro che è facilissimo, basta che cambia un salto, l'inclinazione di una rampa o una curva o quello che volete e vi fate la bua. Quindi entrate sempre con calma, controllate bene che la pista sia sempre nelle stesse condizioni e non esagerate. Altra cosa importante, come ho detto prima, state fuori dalle scatole. Se riuscite a sentire qualcuno che vi arriva dietro e va molto più forte di voi e ve ne accorgete, spostatevi. È inutile stare lì a cercare di intralciare chi va più forte di voi. Fate innervosire lui, vi innervosite voi e rischiate di far cadere sia lui che voi e farvi male. State attenti. Se vedete che non avete il passo, alla prima occasione cercate di andare all'esterno della pista e lasciate passare chi vi viene dietro. È importantissimo. Altra cosa, quando cadete cercate, se ne siete in grado, se non vi siete fatti male, cercate comunque di avvisare qualcuno che segnali e cercate di spostarvi il più presto possibile. Non state lì a controllare la moto se è ammaccata, se è graffiato, che andate fuori, andate via, lasciate lì la moto, cercate qualcuno che fermi il traffico in pista e ripulite la zona dove siete caduti. Mi è capitato spesso, purtroppo, di fare dei salti e trovarmi qualcuno inchiodato lì così, che non sa cosa fare, cerca di capire cosa è successo, però nel frattempo arrivavo su io, arrivava su qualcuno anche più veloce di me, e ce ne sono tanti, e rischiava di raccoglierlo, e non è il massimo. Mantenete sempre la vostra traiettoria, ma specialmente se avete qualcuno a fianco o dietro. A me è capitato in certe piste di saltare, avevo di fianco o davanti qualcuno che non saltava, io mi mettevo nella traiettoria per passarlo e mentre ero in aria vedevo questo qui sotto così. Mi è capitato anche di saltare sul parafango di un pilota. Non ci siamo fatti nulla, uno spavento della Madonna, siamo caduti. Non è successo nulla, ma perché io devo saltare sul parafango di un altro, rischiare di ammazzare lui e farmi male? Perché questo qui sta girando e guarda le violette? Mantenete sempre la vostra traiettoria. Sì, state fuori dai pericoli e non rompete i coglioni a chi va più forte di voi. Per il mondiale c'è ancora tempo. Andate con calma. Arriviamo al punto della moto.